Ragazzi miei, spero di non aver perso la voce, so solo una cosa, siamo in Champions, non la so nemmeno pronunciare, siamo in Champions, è un'emozione unica, questa Inter è pazza, è letteralmente pazza, fuori di testa, come lo siamo tutti noi tifosi adesso dopo questo sogno, perché per noi lo è davvero, è incredibile, non ho parole. Non mi soffermo a parlare sulla partita, chi ha meritato, chi non ha meritato. Io faccio i complimenti alla Lazio perché hanno dimostrato di essere fortissimi, fortissimi, però in Champions ci andiamo noi, ci va una squadra allenata da un grande condottiero. Critichiamolo anche oggi. Critichiamolo, magari ha sbagliato i cambi, no? Incredibile, qui la gioia di tutti, spero che si sente il video, non lo so, francamente non lo so. Vi svelo un aneddoto, io ero anche così sicuro della nostra vittoria perché voi mi chiamate gufo, mi avete chiamato gufo, ma quando Nesco va allo stadio si vince sempre, 4 su 4. Che emozione, mamma mia, ho vinto la scommessa, lo sapevo. Ho vinto la scommessa, un romanista sarà costretto a dire forza Lazio e non se ne deve neanche dispiacere perché questa Lazio merita i nostri complimenti. Niente, non mi dilungo perché francamente non so veramente cosa dire, in questo momento le parole non le ho e visto che non voglio dire cazzate e non voglio sminuire quello che abbiamo fatto, faccio i complimenti alla mia Inter, ripeto, faccio i complimenti alla Lazio, amala. Un grande abbraccio, ci aspetta un lungo viaggio di ritorno, però lo facciamo con un entusiasmo incredibile. Amala, un grande abbraccio.